Sto vedendo in giro veramente tanti video, tanti allenamenti fatti in casa e davvero la cosa mi fa molto piacere, però volevo farvi qualche appunto perché tra i tanti che ho visto ce ne sono tantissimi sbagliati, fatti con attrezzi di circostanza, il che va bene, però comunque non, bisogna sempre salvaguardare la sicurezza. Ad esempio, quando si fanno gli affondi o quando si fa lo squat, quando si utilizza una pedana per saltare, questa deve essere stabile. Se resta in bilico, se lo fate sul letto o se lo fate su un cuscino, non va bene perché la base sulla quale dovreste appoggiarvi non è rigida, quindi rischiate veramente di farvi male. Allora, da una cosa positiva che è l'allenamento, l'impegno, eccetera, diventa un'esibizione fine a se stessa perché potrete rischiare. Ma fondamentalmente non vi porta a nessun risultato. Ho visto cose veramente assurde e senza senso di persone che pur di avere qualche like postavano dei video fatti in casa, assurdi, clamorosi, eccetera. Oggi vi presento un allenamento che potete fare tutti a casa, perché avviene tutto sulle scale, una sequenza di esercizi fatti per le scale. Ce lo vediamo e poi alla fine del video chi vuole resta qui così vi spiego anche il metodo a utilizzare. Sono Gio Metrano, ti do il benvenuto sul mio canale YouTube Soluzione Gio Fitness. Se ancora non l'hai fatto, inizia a seguirmi, attiva la campanella e qui sotto tra le info troverai tutti i link che ti potranno proiettare direttamente sugli altri miei social. Oggi parliamo di home fitness, allenamento gambe, allenamento glutei. C'è una sequenza che puoi fare tu perché basta soltanto una rampa di scale. Quindi la buona volontà, la forza, la grinta, la determinazione, la voglia di non fermarsi e poi una rampa di scale dove potrete fare la sequenza di esercizi che ora andiamo a vedere e poi vi spiego il metodo che potete utilizzare. Ah, dimenticavo, chi vuole può fare a casa questa sequenza, la può postare su Instagram, mi può taggare soluzione.geofitness e io riposterò tra le storie i vostri allenamenti, così per stare insieme, per divertirci e per vedere chi di voi ha questa grande volontà di fare qualcosa di importante anche durante questa quarantena. Adesso vediamoci gli esercizi e poi torniamo qui chi vuole e ne parliamo. Thank you.
Allora, ragazzi, come avete visto, la sequenza è una sequenza anche abbastanza semplice, ma ci vuole molto equilibrio e bisogna porre bene l'attenzione su dove si mettono i piedi, perché si rischia di cadere. La rampa era di 10 scale, ovviamente se avete delle rampe più lunghe va bene, diventa un po' più complicato fare l'esercizio con tutte queste sequenze, però va bene comunque. Io ho terminato il mio workout e devo dire che ho le gambe e i glutei in fiamme, quindi davvero molto molto utile. Ho pensato di fare questa sequenza non stop per 5 minuti. Chi di voi lo può fare per 10? Io l'ho fatto, sono arrivato a 8, davvero non ce la facevo più. Ovviamente, quando si parla di questo tipo di allenamento AMRAP, dovete gestire i tempi di recupero secondo le vostre capacità. Lo scopo è fare più esercizi possibili in 10 o 5 minuti, come decidete voi. Se volete, potete anche scaricarvi delle app sui cellulari che vi tengono il tempo, in modo che avete la possibilità anche di monitorare e sapere quanto manca e quanto avete fatto. Alcune volte serve sapere il tempo anche per una questione mentale, per darsi uno stimolo in più quando incominciano a deteriorarsi le forze. Ovviamente sapere che manca un solo minuto ti può dare qualcosa in più, una spinta, un ultimo guizzo di forza per terminare bene il workout. Allora, dicevo, questi esercizi vanno fatti senza recupero. Se non ce la fai, quando incominci a vedere che stai perdendo lucidità e forza e resistenza, prendi i tuoi tempi di recupero e poi alla fine del workout ti annoti quanti esercizi hai fatto. Annotare perché? Perché dopo 2 giorni, quindi non il giorno dopo, ma il giorno dopo ancora, dovrete rifarlo. Ecco, in questo caso dovrete superare voi stessi. Quindi vi annotate il numero di esercizi, la volta dopo deve essere superiore, altrimenti non state facendo un buon esercizio, non state facendo un buon workout, ma soprattutto non porsi un obiettivo significa allenarsi giusto per. Invece io vi consiglio di porvi vari obiettivi e soprattutto di annotarvi sull'agenda anche gli orari in cui decidete di allenarvi. Quindi magari dire alle 18 di ogni giorno dispari inizio il mio workout, vedo quanti esercizi faccio, alle 19 termino e così hai già ben preciso cosa devi fare. Spero che questi miei consigli ti siano utili, ti saranno utili, ti siano serviti, ti serviranno. Qui potete lasciarmi il vostro commento, non dimenticate di mettere il like al video se vi è piaciuto. Joefitness910@gmail.com è la mail alla quale potete rivolgervi se volete consigliarmi degli altri video da fare o se volete qualche info circa il coaching online. Nel frattempo vi saluto, vi auguro buon allenamento e ci vedremo presto con il prossimo Home Fitness.